mai stato. Voi dovete essere Guy di Gisborne, vi stavo aspettando. La vostra fama di soldato di ventura è giunta fino a noi. Per questo vorrei farvi una proposta di lavoro. Dovreste salvare per me una fanciulla ed eliminare la pericolosa banda di malfattori che la tiene prigioniera nel bosco. Vi interessa questo incarico? Allora, vi interessa o no? Ebbene, su, dite qualcosa! Barone Halloween, se volete che essi accettino, bisogna che offriate loro una ricompensa in denaro. Oh, già, non abbiamo ancora parlato del vostro compenso. E qual è il vostro prezzo? Cosa? Volete solamente 10 scudi? Ma come state scherzando? Non ne vorrete 100 per caso? 100? Ma è una somma assolutamente esagerata! Sta bene. Ma prima di pagarvi voglio che mi dimostriate di essere all'altezza di una missione così impegnativa. Avanti. No, basta così, va benissimo. Guy di Gisborne, d'accordo, vi darò 100 scudi, ma dovete assicurarmi che eliminerete quella banda di criminali. Così questo sarebbe il famoso soldato di ventura Guy di Gisborne. Sarà dura adesso per quei topi di bosco. Ehi, hey, Will, è ancora lontano il posto dove hai trovato quei frutti. Siamo quasi arrivati, forza. Beh, che c'è? Oh no, credevo che fossero già maturi. Invece forse questo è il loro colore naturale. Ah, che schifo. Non sono maturi. Perché mai ti ho dato retta? Abbiamo fatto tutta questa strada per niente. Andiamo a cercarli da un'altra parte. Sì, ma dobbiamo fare presto, sennò ci toccherà sentire gli strepiti di Barbara. Ah, ho fame, voglio mangiare, sto morendo di fame. Ho fame, fame, fame. Ma dove sono Robin e Will? Forse hanno avuto difficoltà a trovare qualcosa da mangiare. Io non ce la faccio più, ho una fame da lupi. Se Robin e Will non tornano immediatamente, andremo noi tre a cercare da mangiare. Non è una brutta idea. In fondo non possiamo contare sempre su di loro. D'accordo, andremo noi a raccogliere dei frutti nel bosco. Presto, andiamoci subito. Spero tanto che Robin e Will non si siano cacciati in qualche guaio. Trovato niente? No, niente, proprio niente. Beh, sei impazzito. Non senti anche tu un buon odorino? Eh? Hai ragione, sai, è proprio buono. Vieni di là. Che profumino, deve essere saporito. Sono proprio bravo a fare tutto, anche a cucinare. Che cosa ci fai qui, Robin? Ma quello è Match. Allora questo... Certo, questo è uno dei nostri nascondigli segreti. Accidenti, non riesco mai a mantenere segreto un segreto. Ecco da dove proveniva quel buon profumino. Oh, che sbadato! Ehi, hey, Match! Non è ancora pronto da mangiare? Che cosa ci fate voi qui?
A nessuno è permesso di entrare nel nostro rifugio segreto. Non farla tanto lunga, siamo qui per una pura coincidenza. Secondo me è stato il profumo del nostro pranzo ad attirarvi qua. Non sarà troppo dura la vita nel bosco per delle damigelle come voi? Scommetto che non sapete neanche come riempirvi le budella. Abbiamo solo qualche problema, ma presto lo risolveremo. Io ho dei dubbi in proposito. Capo, lasciamo perdere e andiamo a mangiare, altrimenti diventa una bella sbobba. Sì, giusto. Will, è meglio che ce ne andiamo di qui. Già. Oh no, con la fatica che ho fatto! Chi è stato? E voi chi diavolo siete? Non sapete a chi vi trovate di fronte? Non avete mai sentito parlare della pericolosissima banda della foresta di Sherwood e del suo temibile capo Big John? Che faccia tosta! Presto all'attacco, miei prodi! Dalla stazza sono sicuramente dei soldati di Ventura ingaggiati da qualcuno. Match! Presto, scappate tutti sul sentiero, veloci! Tieniti pronto! Sono pronto! Bel colpo! Però, erano davvero dei brutti ceffi. Non esiste nessuno al mondo che sia in grado di battere Big John. Raccogliamoli e portiamoli subito a casa. E speriamo che Robin e Will non siano in pensiero. Con armature così pesanti non possono attraversare il fiume. Giusto, andiamo di qua. Sì. Tirate!
Arrivano! Aspetta un attimo. Avete visto come sono andati a fondo? E l'abbiamo fatta! Non avrei mai creduto che dei grandi guerrieri sarebbero caduti in trappola così facilmente. Avanti! E adesso come la mettiamo, guerrieri? Non avete più scampo! Cosa facciamo adesso? Li attireremo nella nostra fossa. Ma sei sicuro che una fossa sia sufficiente a fermarli? Ma certo, nessuno potrebbe uscire, ha sempre funzionato. Ehi, capo, perché non li seppelliamo vivi? Bell'idea! E dato che è tua, farai da esca, sei contento? Ma perché proprio io? E perché no? Sono caduti in trappola! E questa, e anche questo! Certo che in questo modo non sapremo mai come si chiamavano. Non ci daranno più problemi! Un grido di Barbara. Che cosa le sarà successo? Aspettatemi! Aiuto, Robin! Salvaci! Siamo qua! Eccole, sono là sopra. Dobbiamo salvarle. Hanno catturato le vostre compagne? Cosa? Hanno catturato anche un Winifred? Presto, andiamo! Aspettatemi! Forza, ragazzi! Andiamo tutti ad aiutarli! All'attacco! Un momento! Dove sei, Robin?
eccoti! Tranquille, ragazze, ci siamo qua noi! Non temete, vi tiriamo giù! Non mi avrete mai! Guardate, stanno mangiandosi i nostri funghi! Smettete subito di mangiarli! Non sono vostri! Non li avete raccolti voi! Smettetela subito! Guardate che sono velenosi! Devo salvare il capo, ma quei tre sono imbattibili! Cosa posso fare? Devo pensare in fretta! Non me la sento proprio di morire a stomaco vuoto. Ehi, 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 grandoni! Match! Liberateli subito! Non fare idiozie, Match! Vattene via! Fino a questo momento avete vinto voi! Ma io, il piccolo guerriero con il bastone, Match il terribile, temuto da tutti nella foresta di Sherwood, vi batterò! Match, smettila di dire stupidaggini e mettiti in salvo almeno tu! Su, coraggio, fatevi sotto, avanti! Ma che cosa succede? Quegli stupidoni hanno mangiato i funghi della ridarella. Che cosa? Ridarella? Che fortuna! Se si mangiano quei funghi non si può fare a meno di ridere. Il corpo si intorpidisce e alla fine non riesci più a reggerti in piedi. Quei ragazzi hanno finito di infastidirmi. Guy di Gisborne ne farà polpette. E io potrò adottare Marian e impossessarmi dei beni della sua famiglia. Non è possibile. Hanno battuto un guerriero del calibro di Guy di Gisborne. Hai avuto paura quando ti hanno catturata, eh? Ma ora sei al sicuro. Vuoi mangiare un pesce? È molto saporito. Erano degli avversari davvero temibili. Ho perfino pensato che stavolta non ce l'avremmo fatta. A quest'ora staranno sorbendosi le strapazzate del barone di Alwyn. O magari sono già arrivati fino al mare. Non ti facevo così, Tifone, capo. Ma guarda che razza di scherzo. Te la farò vedere io! Ti prendo! Vieni qui! Lasciati dire che le mani addosso!